Grazie Presidente. Questa mozione prende ovviamente spunto da quanto la cronaca ci ha informato su un'operazione definita Angeli e Demoni. Non strumentalizziamo la questione e lasciamo che la magistratura faccia il suo corso. Interessiamoci invece del benessere e della tutela delle persone più importanti, dei cittadini più importanti per una società, e cioè dei bambini. I bambini che in questo caso sono particolarmente fragili perché hanno una situazione familiare particolarmente delicata e di un istituto a cui va restituita tutta la sua dignità. E ricordiamoci che l'affidamento prevede che delle famiglie, in maniera assolutamente spontanea e gratuita per quanto riguarda l'impatto emotivo, che sicuramente non può essere misurato dal punto di vista quantitativo, si mettono a disposizione perché questi bambini possano quanto più serenamente passare del tempo utile perché la famiglia d'origine riacquisti la possibilità e la capacità di nuovamente riaccoglierli nel suo seno. E quindi è un istituto che va protetto perché è importantissimo per i bambini che ne hanno bisogno, che in questo modo evitano di essere affidati a delle strutture sicuramente più estranianti di quanto non sia una famiglia affidataria. Per questo motivo, proprio nel solco delle iniziative che già Roma Capitale ha attivato con il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, con la sottoscrizione di un protocollo che prevede tra l'altro la promozione proprio dell'istituto dell'affidamento familiare in via preferenziale rispetto all'affidamento di una casa famiglia, con dei sopralluoghi e dei controlli. Ecco, chiediamo che proprio in nome della trasparenza e perché nessuna ombra ci sia su questo importante istituto, che venga avviato un processo di monitoraggio che faccia conoscere all'amministrazione come finora si è ricorso a questo istituto per migliorarlo sempre di più. Grazie.